Cioè, io non riesco a levarmi dalla testa questa canzone. Martedì, martedì, faccio skincare e poi devo girare le clip. Guardate che carino della Lips Maker. Ho una collezione di burro di cacao, cioè un cesto intero. Questo è... non mi piace il gusto perché sa di frutta e io odio tutto quello che sa di qualcosa, perché per me i prodotti devono sapere solo di fiori. Cioè le fragranze che mi piacciono sono quelle floreali, di oli essenziali, eccetera, ma non di cibo. Se sa di cibo, che sia frutta, che sia vaniglia, cocco, oppure tutte quelle fragranze che piacciono tantissimo, tipo biscotto, cioccolata, per me sono insopportabili. Quindi no, non mi piacciono. Questo qua è molto buono sulle labbra, ma ha un retrogusto forse di melone, anche un frutto che io odio. Io non mangio il melone, detesto, a meno che non sia il melone bianco che mi piace. Il melone quello giallo, arancione, mi dà fastidio anche l'odore. Infatti appena lo mettete, no, non questo, questo, un po' sa di melone, però devo dire che sulle labbra è buono. Ok, niente, la mia cremina di Face D la amo sempre tanto, cioè trovo proprio che mi schiarisca le occhiaie, continuo a usarla con molto piacere. Non ce n'è tantissima, sono 7 ml, meno male che ne ho due. No, la stavo per dare a Pablo. No Pablo, non te la do. Mettere il siero, ho già messo il tonico off camera, come si suol dire. Il siero sto usando questo qua, Darfan di Intraldi Darfan, che è un siero calmante antirossori, buonissimo, liquido, sembra quasi, non dico un tonico, però una essence, una roba del genere, proprio molto liquido, molto piacevole da applicare sul viso. Stamattina il mio condominio è agitato, c'erano questi che litigavano nell'androne stamattina, madre e figlio, hanno fatto un casino ragazzi che io mi sono spaventata, stavo per uscire fuori perché all'inizio pensavo fosse successo chissà che cosa. In pratica stavano litigando di brutto, ma urla. Voilà, allora skincare fatta, adesso volevo girare un video, ma prima vi voglio far vedere cosa mi sono comprata ieri. Non dovevo, però non ho saputo resistere, vi dico la verità. E sappiate che se non volete spendere soldi e abitate a Milano, dovete skippare questa parte, cioè tipo andate 5 minuti avanti, perché se vedete questo pezzo e abitate a Milano, io dubito che voi riuscirete a resistere. Allora, allora mi sono regalata una cosa, un piccolo gioiello che mai avrei pensato di potermi permettere, quantomeno non in questo periodo che le mie spese sono destinate ad altro. Il piccolo gioiello è ta-da-da-da, è lui ragazze e ragazzi, ossia è un profumo di Piguet, Robert Piguet, che è praticamente un maestro della profumeria francese, abbastanza di nicchia, ma diciamo non tantissimo, nel senso che è anche abbastanza sdoganato, storico, con dei profumi pazzeschi. E il mio profumo del cuore di Piguet è Fracas, che è praticamente un profumo vecchio, mi pare sia stato formulato nel 48, e io adoro, è praticamente la tuberosa con cui si è posata la pietra miliare di tutte le tuberosa, le tuberose, si può dire, sì, il plurale, tutte le tuberose della profumeria, cioè sulla base di Fracas, di Piguet,
si vanno a giudicare tutti i profumi alla tuberosa esistenti al mondo. Però purtroppo questa profumeria non aveva Fracas di Piguet, l'aveva finito. Il costo dei profumi di Piguet più o meno è dai 150 ai 180 euro a seconda delle occasioni magari che trovate in giro, magari online forse anche un filino meno. Comunque questo lo avevano sia Fracas che Mademoiselle a 180 in questa profumeria, una profumeria di nicchia milanese che purtroppo chiude. Vi lascio in info box la via e l'indirizzo, ovviamente non ho nessuna collaborazione, ho pagato, però sta chiudendo perché praticamente il vecchio proprietario è morto e gli eredi non vogliono occuparsi della profumeria, quindi è una di quelle profumerie storiche, quelle ultime realtà italiane che praticamente facevano difficoltà ad esistere nell'ultimo tempo, magari nella Milano bene no, perché le signore amano ancora andare nelle profumerie di nicchia, quelle dove praticamente non si tratta insomma delle catene di Sephora, Douglas eccetera, quindi a Milano funzionano ancora per la Milano bene, chiamiamola così, però ormai stanno scomparendo, loro purtroppo chiudono, si chiamano Milano Makeup, Luigi Daspro era appunto il titolare, chiude e liquida tutto, ragazzi, c'è tutto il negozio tipo al 50-70%, cioè vi dico solo che io ho pagato, anche Fracas costava così ma ripeto non c'era più disponibile, ho pagato questo profumo che costava 180 euro 45 euro. Nel mio caso era una boccetta tester, quindi aveva la scatolina bianca, tester ovviamente in tonsa, non tester utilizzato ma uno di quei tester che loro prima o poi avrebbero aperto per utilizzarli appunto come tester in negozio, ma era chiuso e in tonso ovviamente, l'ho pagato 45 euro. Questo Fracas degli anni 40, avrei preso quello perché lo amo, è proprio la tuberosa del mio cuore, però questo me l'ha fatto sentire perché gli avevo chiesto Fracas, a parte che c'era di tutto, in realtà sono entrata perché avrei voluto prendere Opium classico che veniva a 40 euro la boccetta da 50 ml, poi però ho visto che c'erano molti più sconti su profumi veramente pazzeschi, c'erano profumi come l'Artisan Parfumeur, c'era la Lick, Piguet, Villoresi, insomma tutti questi profumi praticamente molto di nicchia, e più ovviamente tanto make-up, ma non ho neanche voluto guardare. C'era una signora che si stava prendendo tutte le tonalità di rossetti, Rouge Volupté di Yves Saint Laurent, per farvi capire che li svendeva proprio. Comunque questa invece è abbastanza recente come fragranza di Piguet perché è del 2012 ed è un profumo che si apre con delle note floreali bianche e agrumate, dolce, fruttato, mandorla, vanigliato, frutta secca, aromatico e ambra e saponoso, dice Fragrantica o Fragrantica, non so mai come si debba leggere. Dice una fragranza del gruppo floreale legnoso muschiato da donna, lanciato nel 2012, il naso di questa fragranza è Aurélien Guichard, le note di testa sono mandorla, albicocca e bergamotto, il cuore è fiori d'arancio e la nota di base è fava tonka. Dove c'è fava tonka io divento pazza, non ve lo so spiegare, ma a parte che è un profumo, oddio, mamma mia, è un profumo da scia, non oso, devo trovare un'occasione in cui indossarlo, ragazze, sono contentissima di questo regalo, cioè desideravo da anni comprare un profumo di Piguet, ma onestamente non avevo possibilità, cioè, non è che uno non abbia 180 euro, che se hai 180 euro probabilmente devi pagare la bolletta della luce, del gas, il bollo, la revisione della macchina, ecco lì ci piazzi quei 180 euro e purtroppo il profumo va a farsi benedire. Quindi se avete voglia di andare a vedere che cosa è rimasto, perché mi ha detto che nel giro di 2-3 settimane chiudono e vanno ovviamente ad esaurimento man mano che passano i minuti, vendono, c'era la fila quando sono andata io, veramente gente che prendeva, cioè signore col cash si stavano riempendo le borse, perché ovviamente a questi prezzi magari prendono, che so, 10 pezzi. C'era una signora che stava pagando 600 e rotti euro. Così. Va bene, noi ci vediamo più tardi. Anzi, non ci vediamo dopo, perché ho deciso di non voler iniziare questa giornata. Ho sbagliato paletto. Oddio! Ho scoperto che la Soft Glam ha una macchia.
niente, la devo pulire con l'acqua micellare, verrà via, ci devo provare. Per il momento voglio andare a prendere lei, è da un po' che non la uso e mi manca la Jackie Aina. Sappiate che non è vero che non è reperibile, perché su Beauty Bay la trovate, vi lascio nel caso il link, perché su Beauty Bay la trovate e meritate di provare questa palette. Adesso andiamo a farci un trucchettino veloce con questa bimba, amo! Make-up concluso, adoro! Cioè ragazze, no, cioè questa palette è bellissima, sono indecisa, probabilmente è la mia preferita di Anastasia, non so, per lungo tempo avevo detto che è quella di la Modern Renaissance, forse era la mia preferita, però io vi devo dire che comunque Anastasia è pazzesca. Peraltro questa palette è tanto semplice da usare, perché tutti i quadratini risultano molto semplici da abbinare. Io ho fatto per esempio questo centro della palpebra arcata, angolo esterno, angolo interno, e proprio questo qua proprio nell'inner corner, proprio interno interno, bellissima. Cioè scrivono, non ce n'è uno che scrive male, scrivono tutti da Dio, niente, fantastico. Fondotinta, niente, sto continuando a usare lui, lo amo e lo adoro, HD Liquid Coverage insieme al Liquid Camouflage, quindi Totally Catrice. Da Douglas ho visto che c'è una sezione, c'è Catrice e c'è lo sconto del 20% su tutto quanto, senza soglia d'acquisto, quindi anche se prendete due cosine, con un codice che ho segnato da qualche parte, non me lo ricordo, ve lo lascio comunque in info box con il link di tutto, perché appunto questi due, cioè, secondo me sono spaziali.
Vi avevo detto che stavo usando la spugnetta per applicare il fondo e che lo metto soltanto, cioè metto fin qua il correttore e lo sfumo e poi da qua in giù metto il fondotinta, ma lo stavo mettendo con la spugnetta asciutta, niente, invece ho cambiato, mi sono assolutamente innamorata del Foundation Buffer Brush di Nabla, che cioè ho da tantissimo tempo e l'ho snobbato per tanto tempo, perché sinceramente mi sembrava più un pennello da cheeks, cioè da guance, quindi blush o terra. Sicuramente lo è anche, è anche un blush, cioè un blush, un pennello perfetto per il blush e la terra, perché vedete è molto morbido a differenza di altri pennelli da fondo molto compatti, molto, cioè molto pieni e molto tagliati, proprio classici buffer, no? E questo è di Mesauda, mi piace moltissimo, però proprio per applicare il fondo in maniera extra extra leggera, per fare una base veramente flawless, cioè proprio super leggera, questo è meraviglioso. Sto continuando a utilizzare nella battaglia dei mascara sia il The Real Magnet, il nuovo di Benefit, sia il mascara di Nabla, il nuovo di Nabla, il Vicious. Allora, forse per quanto riguarda l'incurvare le ciglia, Nabla se la sta battendo alla grande, cioè come vincitore se la sta vincendo. Mi piacciono entrambi, non mi sono ancora fatta un'idea. Vi lascio il link di entrambi, valutate voi, hanno un certo costo come mascara. Forse Nabla incurva di più, però ancora devo capire. Ho fatto le sopracciglia con la matita di Benefit, appunto la Precisely My Brow Pencil, io uso la numero 3. Basta, poi per quanto riguarda guance, cipria, molto bene. Così mi casca da solo. Per quanto riguarda cipria e terra, ho utilizzato un vecchio fondo compatto, il Bio Detox Organic di Bourjois, che secondo me non è neanche più in vendita, ma che ho rispolverato quando ho messo a posto la Makeup Collection, al buco, lo voglio terminare, quindi lo uso proprio come per fissare il make-up e non mi dispiace affatto. Mentre come terra, anche lì ho rispolverato un vecchio amore, ossia Laguna di NARS. È devastata la confezione. NARS, devi cambiare confezioni, perché queste diventano appiccicose e brutte, non va bene, meglio un pecco opaco che non questo che poi dopo si fa tutto così. Però la terra è uno splendore. E sono tornata a un vecchio amore per quanto riguarda il blush. Vi ricordate che avevo proprio quel blush di Lottie London che finché non l'ho disintegrato ho utilizzato, non mi ricordo nemmeno più come si chiamasse, forse era Zane, non mi ricordo più come si chiamasse la colorazione. Questo è Drake, è bellissimo come al solito. Lottie mi fa dei prodottini che mi lasciano stupefatta. È un blush cotto. E se lo trovate nelle OVS, accattatevillo, perché questo è l'effetto, molto 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 bello. Niente, labbra, ci metto un po' di burro cacao ancora, un lips maker di questi qua, perché tanto devo mangiare fra un po', quindi adesso vado a cucinare e quindi non mi interessa mettere il rossetto, se esco dopo pranzo lo metterò, quindi niente, passerò la mia giornata truccata, anche perché stasera voglio registrare un video skincare, di cosine nuove di skincare coreana, che non so se voi vedrete prima o dopo, non lo so, però voglio essere truccata perché voglio mettere all'opera un'acqua micellare coreana e quindi meglio essere truccati. Ci vediamo dopo. Comunque, se avete queste palette di Anastasia vellutate che avete visto prima era sporca, andate serene con un, l'ho buttato, sì, comunque ho preso un po' di acqua micellare, ho intriso il mio cotoncino e poi l'ho passato proprio su di forza, è venuta come nuova. Vorrei fare anche l'altra a sto punto, fammi vedere. Sei sporca? No, questa è perfetta, l'ho tenuta come una bambina preziosa. Eccole qua. Ragazze, queste palette, una, due, più la Jekyll, sono qualcosa di troppo figo.
Allora, sono in cucina e sto facendo il prossimo 6 ore in cucina. Sto filmando il prossimo 6 ore in cucina, quindi non vi posso far vedere che cosa sto cucinando, ma dai, vi faccio vedere un dietro le quinte, perché voi vedrete questo video sicuramente prima. Eccolo lì. Qua vedete la presa che utilizzo quando faccio il 6 ore in cucina, perché quella principale è praticamente acciata con le luci, e quindi utilizzo questa volante se devo usare, che so, frullatori, tritatutto eccetera, utilizzo lei. E quindi adesso abbasso un po' il fuoco. Mamma mia che fame, peraltro me la devo mangiare a pranzo sta pietanza. Vi faccio vedere le piantine, ragazze. Le piantine, una foresta stanno diventando. Allora, piantine, guardate che meraviglia. Oggi è una bella giornata. Questa, il tronchetto, niente, sta praticamente prendendo il sopravvento. Guardate tutte le foglioline nuove. Cioè, stanno da Dio qua davanti alla finestra, bellissime. Invece il ficus, come vi ho detto, lo poterò tutto appena arriva la primavera, tipo verso aprile verrà potato, tutti questi rami glieli taglio in modo che fioriscano. Lei sta bene, ma non mi sembra, cioè, niente di eccezionale. Invece qua, guardate, sta facendo addirittura un figlioletto, lo vedete? Vedete che sta nascendo una nuova piantina qua di lato. Invece questa, purtroppo, ho trovato che era marcita alla base, si era piegata, perché alla base evidentemente gli avevo dato troppa acqua, perché ci sono varie scuole di pensiero. Allora, c'è chi dice di non dare assolutamente acqua alle piante grasse durante l'inverno, che vanno in riposo vegetativo, e tanti altri siti invece dicono di dargliela una volta ogni mese e mezzo, due. Quindi in pratica io ho preventivato di dargliela due volte durante quest'inverno. Niente, gli ho dato un bicchierino, niente di che. Però evidentemente c'è molta umidità in cucina, quando cucino eccetera non ne aveva bisogno. Quindi cosa ho fatto? L'ho tirata via dal vaso dove era, l'ho trovata praticamente coricata così. Cioè, se perdo questa piantina sono troppo triste, perché è una delle mie preferite. Comunque l'ho tirata via dal vaso, l'ho asciugata, svuotata un po' di tutto il marcio che aveva la base, ho provato a ripiantarla. Vediamo se l'esperimento salvataggio andrà a buon fine, non lo so, non lo so. Allora, nel frattempo, mentre il mio piatto si cuoce, devo andare a mettere, cioè mi metto qua gli integratori che devo prendere all'ora di pranzo. Vi faccio vedere cosa prendo. Allora, io prendo, sapete che utilizzo il Tiobec crema, che peraltro avevo sospeso perché nei mesi in cui utilizzo l'acido retinoico e mi fa effetto dermatite eccetera, mi si irrita la pelle, non riesco a usare il Tiobec. Invece adesso l'ho ricomprato, devo andare a ritirarlo in farmacia, adesso rinizio ad utilizzarlo. Diciamo che quest'anno la pelle era meno abituata, tra virgolette, perché nel 2020, non so se vi ricordate, avevo avuto quella dermatite potentissima e non avevo potuto quasi utilizzare l'acido retinoico, quindi il mio viso non era abituato come gli altri anni, quindi c'è stato un periodo più grosso, più intenso di irritazione in cui non ho potuto usare il Tiobec, perché il Tiobec sulla pelle irritata da retinoico brucia tanto. Quindi quest'anno diciamo che l'ho usato a settembre-ottobre il Tiobec, poi ho sospeso novembre, dicembre, gennaio e tutto febbraio, sono 4 mesi che non lo uso, adesso riprendo. Però io non solo uso l'acido alfa lipoico, sia il Tiobec a livello topico, cioè pelle, che è uno dei più potenti antiossidanti che ci siano, l'acido alfa lipoico, quindi antiradicali liberi, ma lo utilizzo anche via bocca. Faccio cioè un'integrazione di acido alfa lipoico anche a livello integrazione via bocca. Questo perché per gli sportivi è molto importante fare questo tipo di integrazione, perché l'attività sportiva ad alti livelli provoca uno stress ossidativo delle cellule piuttosto importante, e comunque anche a livello, proprio a livello di cellule in genere, ma anche a livello di pelle fa molto bene. Quindi io prendo questo acido alfa lipoico, lo prendo su Amazon, di Nutravita, sono 120 capsule, quindi mi dura 4 mesi, lo prendo su Amazon. Niente, mi trovo stra bene rispetto al costo che ha in farmacia l'acido alfa lipoico Tiobec 800 in pratica. Questo costa molto molto meno, mi trovo molto bene, ha delle ottime recensioni, quindi da un po' di tempo che lo prendo, e quindi prendo una capsula di acido alfa lipoico che è appunto un antiossidante. Poi prendo
anche come sapete, la biotina, l'MSM per i capelli. Molte mi hanno chiesto se continuerò col trattamento, non lo so, intanto completo l'anno che finirà intorno agli inizi di giugno, quindi questo è addirittura la biotina, dura 365 giorni, quindi il mio metro per sapere quando finirò me lo danno queste capsule, perché sennò 365 le prendo tutti i giorni e quindi quando finiranno avrò completato l'anno e vedrò che cosa fare. Mentre la MSM più vitamina C è in pratica due capsule al giorno, quindi sono 360 compresse, più o meno dura metà anno, quindi 6 mesi, quindi questo l'ho già ricomprato, quindi sono nei secondi 6 mesi del trattamento. Siccome tantissimi di voi mi chiedono spesso di parlare di quali integratori appunto prendo, ve li faccio vedere. Prendo anche, come sapete, gli omega 3, che sono importantissimi per quanto riguarda la protezione appunto del sistema cardiocircolatorio, cardiovascolare. Sono acidi grassi estremamente importanti, soprattutto se non avete una dieta con delle buone quantità di pesce, è molto improbabile che voi abbiate una buona assunzione di omega 3, che sono protettivi appunto del cuore, tengono a bada il colesterolo cattivo. Insomma, gli omega 3 soprattutto negli over 40 sono indicati. Certo, se avete un'alimentazione in cui mangiate tanto pesce, se vivessi ancora tipo in Sardegna, potessi comprare il pesce fresco tutti i giorni, non li assumerei. Invece in questo caso li assumo, ne prendo due capsule tutti i giorni e uso quelli di Foodspring. Utilizzo poi le Daily Vitamins, sempre di Foodspring, però ce li ho nel barattolo della L-carnitina, ma non è L-carnitina, semplicemente perché il barattolo di Daily Vitamins mi si è rovinato, ho rovesciato sopra una roba, mi pare fosse il caffè con l'avena, e se era tutto sporcato le ho trasferite qua, però appunto sono le Daily Vitamins di Foodspring e ne assumo appunto tutti i giorni, è un integratore multivitaminico, perché io mangio sì molte verdure, ma non mangio per niente frutta, la odio, e niente, comunque preferisco assumere un'integrazione di come si dice, di multivitaminici, anche perché appunto i livelli, quando praticamente si diventa più vecchi, i livelli di necessari salgono un pochino. Infatti se vedete molti multivitaminici hanno le vitamine over 50, che sono un po' a livello di dosi un po' più elevate. E niente, la prendo tutti i giorni. E poi prendo la vitamina C, come lo sapete, la prendo da Aldm, la prendo in polvere e prendo 1 grammo quotidianamente di vitamina C. Sapete tutti quanti che la vitamina C ha veramente una marea di proprietà, è un antiossidante pazzesco, sembra avere un sacco, veramente un sacco di proprietà ottime, però insomma sulla vitamina C non spendo tante parole, perché sapete che è un integratore super super famoso. Altra cosa che prendo tutti i giorni, lo sapete, è la melatonina, il magnesio e l'L-tirosina, che sono praticamente 3 integratori che mi ha consigliato il medico di base quando le avevo detto che praticamente volevo assolutamente cercare di non prendere più i sonniferi. Non so se vi ricordate 3 anni fa, quando un po' la mia vita ha avuto un po' un patatrac, poi alla morte di papà lo stesso, mi ero rivolta al medico perché ero disperata, non riuscivo a dormire, non volevo prendere i sonniferi, però lui mi disse: guarda, piuttosto che non dormire è meglio prenderli, perché ero arrivata al punto che alle 6, alle 7 del mattino ero ancora sveglia e quindi non dormivo proprio zero, nulla. Quindi mi aveva prescritto i sonniferi. Vi ricordate che avevo fatto un video in cui vi avevo detto che una notte mi ero sentita malissimo per i sonniferi, ero tipo in uno stato di veglia, non riuscivo a svegliarmi, mi sentivo come drogata, ma non riuscivo a uscire dal sonno, cioè una roba bruttissima, non riuscivo a uscire dal sogno, dal sonno. E mi rendevo conto di essere vigile a livello di testa, ma di non riuscire a svegliarmi. Mi avevano fatto una brutta reazione, quindi non volevo più prenderli, e allora lui mi aveva consigliato di provare a fare questa integrazione. L'L-tirosina l'ho trovata, ragazzi, io non me lo ricordo dove l'ho presa, nel caso ve lo lascio in info box perché non mi ricordo, avevo preso un barattolone di polvere ormai parecchio tempo fa, forse era su Amazon,
non me lo ricordo. Comunque prendo, la letrosina è un amminoacido, niente di che, e praticamente sembra che siano, vabbè, la melatonina si sa, il magnesio importantissimo, poi regola un sacchissimo di funzioni, soprattutto per noi donne a livello ormonale molto importante, quasi tutti siamo carenti di magnesio, infatti si consiglia, diciamo, un'assunzione di magnesio di 300, credo, mg, non me lo ricordo, mi pare 300 mg al giorno, tra i 300 e 380 mg al giorno di magnesio, perché pare che quasi tutta la popolazione ne sia assolutamente carente, ed è molto importante anche per la regolazione dei ritmi sonnoveglia. Quindi io cosa ho fatto? Ho iniziato a prendere 3 grammi di melatonina, grammi sono la melatonina, non me li ricordo, vi lascio tutto in info box, perché magari non ricordo a memoria se sono grammi o milligrammi, e magari dico delle sciocchezze, lo scrivo nell'info box. Ma ve l'ho fatta vedere nell'ultimo vlog, dove facevo vedere gli acquisti fatti alla Lidl, che vado appunto lì e prendo il magnesio di Optisana. Sì, Optisana si chiama, eccolo qua, il magnesio appunto della Lidl, e la melatonina di Vivian Diet. Quindi questo forse l'ho preso da Eurospin o MD, perché questo è di un altro brand, forse l'ho preso all'Euroskin, mentre alla Lidl è sempre di Optisana, però ha lo stesso quantitativo, e il mio medico me ne ha consigliato 3 capsule. Ora non ricordo se il quantitativo della capsula è un grammo o un milligrammo, che fa tanta differenza ovviamente, ma nel senso, me lo sono dimenticato, ripeto, lo scrivo. E invece una capsula di magnesio, e questi li prendo prima di dormire, quindi non adesso, un'oretta prima di dormire prendo il magnesio e la melatonina, mentre adesso di mattina all'ora di pranzo prendo la L-tirosina, che io per praticità ho messo in questo contenitore di Foodspring della Protein Pizza, perché al tappo era praticamente in un sacchetto e mi veniva male, per quello non ricordo dove l'avessi preso, ma se guardo nella cronologia dei miei acquisti e lo ritrovo, ve lo metto assolutamente, nel caso comunque dovete cercare L-tirosina, che è appunto un aminoacido che è anche molto indicato per chi soffre di sbalzi d'umore, non dico depressione perché non voglio utilizzare a sproposito questa parola, però il medico me l'aveva data proprio come supporto, si dà come supporto alle persone che stanno vivendo un momento difficile a livello di umore, quindi non voglio, ripeto, parlare di depressione, però lui mi aveva visto parecchio abbattuta nel periodo appunto in cui era morto papà, insomma tutto quello che era successo, lockdown eccetera, e mi aveva detto che questo è un aminoacido che aiuta sia nella regolazione del sonno sia nella regolazione del tono dell'umore, ecco, insieme al magnesio e alla melatonina. Però questo va preso la mattina perché ti aiuta, diciamo, a affrontare la giornata con un po' più di sprint, di voglia di vivere, chiamiamola così. Prendete tutto molto con le pinze, che non è che voglio dire. Queste sono essenzialmente le cose che prendo, al di là degli integratori sportivi, come sapete, di Foodspring. Uso la creatina, uso la glutamina, uso gli aminoacidi, uso le proteine, però quelle fanno parte di un'integrazione sportiva. Questi sono degli integratori che io prendo a prescindere dal fatto appunto di allenarmi. Certo è che, come vi dicevo, chi si allena ha anche un maggiore stress ossidativo, quindi per esempio l'acido alfa lipoico, la vitamina C sono ancora più indicati se fate dell'attività sportiva, ok? Detto questo, ho preparato tutte le cose, queste qua invece sono melatonina e magnesio, quindi vanno questa sera. Adesso assumo l'L-tirosina e preparo tutti gli altri integratori, e fra un po' credo che il mio pasto si sarà cucinato e sarà pronto, e quindi io dovrò mangiare. Ok, è sera, 8:30, 8:20 anzi esattamente, e io sto per fare la pizza. Ho passato tutto il pomeriggio a caricare, esportare dalla scheda, devo ricomprare un'altra scheda per la macchinetta fotografica, perché si riempie, e poi per scaricare tutto devo star lì ad aspettare di scaricare tutto per poterla poi cancellare, caricare e filmare nuovi video, quindi devo avere 2 schedine di memoria, devo fare questo piccolo investimento. Comunque ho passato tutto il pomeriggio, ragazze, a editare il video sulla postazione make-up, 1 ora e 10 minuti di filmato. Alla fine ho deciso che l'avrei lasciato tutto, pace. Comunque adesso sono le 8:20 e voglio fare la pizza, o meglio, ho messo ieri sera
ieri notte, perché erano le 11:30 di notte, a fare appunto la pizza con la macchina del pane. L'ho lasciata tutta la notte dentro la macchina del pane perché ha terminato di impastarsi dopo circa 2 ore, credo 1:30, non me lo ricordo. Comunque io dormivo, l'ho lasciata lì, stamattina ho preso, come da vostri suggerimenti, l'ho messa in frigorifero, dove è stata tutto il giorno, quindi ha quasi 24 ore di lievitazione sta pizza. Adesso finalmente ho la schirella, quindi posso condirla con la schirella. Accendo il forno e stendo la pizza e vi dico due cose. Pizza da tirar fuori. Questa è ancora la vaschetta dell'impastatrice, della macchina del pane. E l'ho lasciata direttamente qua dentro stamattina, ma adesso la tiriamo fuori. Ovviamente il tavolo è pulito, non sto neanche a dirlo, mi sembra ovvio, perché che schifo, se no io sono maniaca del tavolo pulito con l'alcol, lo sapete, è una mia mania proprio. Prima è venuto Pablito e praticamente sapete i pizzoccheri che avevo detto che li avrei mangiati a pranzo a cena, invece no, li ho divisi a metà. E io li ho mangiati a pranzo e poi l'ho chiamato e gli ho detto: se passi ti vieni a prendere i pizzoccheri. Era tutto contento, ha detto che erano stra super buoni e quindi gliel'ho dati molto volentieri. E niente, stavo pensando a proposito di Pablito, aspettate che metto un po' di farina. Questa qua domani si può fare la pizza, magari domani chiamo Pablo e gli faccio la pizza, gliela do e se la cuoce a casa, gliela do già nella teglia, già condita, così la deve solo mettere in forno, io mi farò la pizza due volte magari, dai, posso far così. Adesso la metto dentro un recipiente, ok, così la tengo in frigorifero, magari domani gliela do. Pensavo proprio alla questione di Pablo perché in pratica tempo addietro, cioè innanzitutto a dirvi la verità, pensavo purtroppo a una cosa molto molto triste che praticamente, ma tutte lo starete leggendo, ormai viene uccisa ogni giorno, se non ogni giorno purtroppo quasi, una donna in Italia da un uomo, l'ex marito, il fidanzato, quasi sempre insomma ex marito o fidanzato. E niente, io pensavo a tempo addietro che una ragazza mi aveva commentato in uno dei video dicendo appunto che il mio rapporto con Pablo non era sano, che era un rapporto malato, che tra ex non esisteva avere questo tipo di rapporto, che se avevamo questo tipo di rapporto vuol dire che c'era qualcosa di strano sotto. Una volta una aveva detto addirittura: secondo me non vi siete lasciati e state facendo tutto sto cinema per le visualizzazioni. Vabbè, è stato detto veramente la qualunque. E io pensavo: ma scusate, ma una volta mi si sta appiccicando, mannaggia, mettiamoci un po' di farina, così. Pensavo, no? Ragionavo tra me e me, dicevo: ma scusate, ma una volta che due persone hanno un bel rapporto di rispetto, di supporto, che comunque è finito l'amore di coppia, ma non è finito l'amore tra esseri umani, che continuano a stimarsi, rispettarsi, supportarsi, aiutarsi, esserci l'uno per l'altro. Ora io lo so che lui tipo è una frana in cucina, lo so che mangia cose precotte, cibi, cioè pasta asciutta col tonno, ma so anche che è un gran goloso. Ma ora a me, che mi costa quando faccio il sedolo in cucina fare un pochino di roba in più per lui, poverino, che la desidera, io gli voglio bene, la faccio con tutto il cuore, no? Un pochino di pizzoccheri in più per lui, cioè cosa mi costa? Non mi costa niente, anche perché lui mi mette sempre like a tutti i video e tutte le volte che io pubblico un video lui praticamente, a parte che mi commenta nelle storie quando li condivido su Instagram, no? Però quando praticamente metto quelli del sidor in cucina mi fa troppo ridere
che scrive sempre: no, che buono. Allora, le altre volte mi sono sentita proprio in colpa, perché ho detto: poverino, lo sta desiderando. Ok, l'ho stirata bene. Adesso, ecco, adesso appunto la prendo e mi si... vediamo se riesco, scusate. No! Come fanno i pizzaioli a tirarla su? Ok, ce la dovrei fare. Voilà. In effetti non sono molto brava. Allora ragazzi, ce l'ho fatta. È stata una dura lotta, come sempre, ma alla fine sono riuscita, bene o male, diciamo. Non lo so, devo trovare un metodo che mi faccia sentire più capace, perché così è... insomma, un va bene quasi, ma non del tutto. Allora, ci voglio mettere polpa di pomodoro così, ma anche un po' di passata. Quindi adesso vado a recuperare la passata di pomodoro. Metto questa che avevo preso dell'agustato all'MD, penso. Eh sì, all'MD, perché la dobbiamo passare al vaglio, vedere se è all'altezza. Mi piace molto condita la pizza, cioè molto pomodoro, molto origano, molte acciughe, molti capperi, molto di tutto. Non mi piace molto mozzarellosa, ecco, il giusto di mozzarella, mentre chiedo sempre doppio sugo. Sapete che invece si chiede in pizzeria la doppia mozzarella? Ecco, no, io devo sempre uscire fuori dal coro, io doppio sugo, sempre doppio sugo. Doppie alici o acciughe che dir si voglia, mamma mia, quello sì mi piace tanto. Allora, stavo facendo quelle considerazioni là, poi mi sono persa, no? Allora, intanto vado a metterci la schirella, che sapete che così diventa grassi zero, ma super proteica, i carboidrati ce li abbiamo già, e così almeno, insomma, i grassi ci sono nell'olio che ho messo nell'impasto, un po' le acciughe, ma mica tanto. Quindi insomma viene molto molto più equilibrata, perché il problema della pizza è che è super grassa e piena di carbo e di grassi, in pratica è zero proteine, invece così la riequilibriamo fit, e a me piace. Certo, sarà più buona con la mozzarella, però una volta che voi condite il tutto viene buona, perché insomma, soprattutto per me che ci metto appunto acciughe, capperi, origano, tanto sugo, il sapore viene da queste altre cose, viene molto saporita comunque. Poi la schirella sa di niente, ok, però almeno fila, quindi va bene. Comunque, stavo dicendo in pratica che questa ragazza mi aveva detto questa roba qua del rapporto a non sano, bla 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 bla, e io dico: ma caspita, ma preoccupiamoci, cioè oggigiorno in Italia sta morendo una donna al giorno per mano di un ex, un fidanzato, ex marito, ex compagno, o comunque attuale compagno da cui magari lei si vuole separare. Cioè, noi siamo riusciti a intraprendere due strade diverse nella vita, ma tenendoci comunque sempre per mano nella vita, nel senso che ci siamo sempre comunque di supporto, ci aiutiamo eccetera, ma cioè, ma invece che essere contenti, ma preoccupiamoci delle cose brutte, no? Niente, vabbè, comunque ovviamente è una roba sporadica, solo che è una cosa che giustamente, volendo io molto bene a Pablito, ci rimango sempre molto male quando sento qualcuno che critica questo rapporto, perché insomma, come succede credo a tutti, no? Ogni scarrafone è bella mamma sua, quindi che so, se vi criticano vostro marito, vostri figli, vostri familiari, ci state male, giustamente. Siccome per me lui è un familiare, ovviamente ci tengo al nostro rapporto, ci rimango un po' male, però chi se ne importa, l'importante insomma che stiamo bene noi nel nostro rapporto di amicizia e solidarietà e tutto il resto, chi se ne importa. Ma Silvia, metti le due alici, o acciughe, io non le ho mai chiamate alici, cos'è che adesso devo dire alici? Ma vabbè, comunque adesso irroriamo di quintali di origano. Ok, ho questa bustina. No, ma uso questo, ragazze, sapete che quello non sono sicuro che sia origano, perché c'è scritto origano majorana, ma magari è il nome latino, me l'avevano regalato, vedete? C'è scritto origano majorana, e che magari è majorana, io metto la majorana sulla pizza e poi non mi piace, non lo so, devo controllare nel dubbio
la tengo così che è meglio. Via, andiamo a infornarla, il forno è bollente, che buona! Ok, adesso devo pulire tutto il tavolo, ma prima... Più buona quella della Lidl. Così, a primo... First impressions! No, mettiamo via acciughe e capperi, cioè capperi nei vasetti interi. Poi adesso quando arriverà l'estate, ragazzi, allora praticamente i capperi vanno via quotidianamente a quintali, perché dovete sapere che d'estate faccio la pasta fredda o il riso freddo, le insalate di riso con 6 milioni di chili di capperi. Ok, messo a posto, adesso devo aspettare una ventina di minuti che si cuocia la pizza. Ci sono, so che sembra che io sia sparita, ma io sono qua. La fotocamera sta impazzendo. Sono arrivata in camera, accendiamo una luce. Voilà. Postazione make-up, vedete le luci dietro perché le ho utilizzate per girare le clip della make-up collection. A che punto è l'esportazione del video? Voi siete nel futuro, quindi l'avete già visto. Mancano 17 minuti. Avete già visto, aspettate. Eccolo. Praticamente voi l'avete già visto, ma è lungo 1 ora, 8 minuti, 56 secondi e 11 secondi. Primi, come si chiamano quelli doppi secondi? Quindi adesso io mi guardo qualche video mentre aspetto che la pizza sia pronta. In realtà volevo girare un video skincare, ma si è fatto veramente molto tardi, pensavo di metterci meno. Ho tutti i prodotti qua alla mia destra che vorrei provare per una routine coreana, però li proverò un altro momento. Per cui no, li proverò in un altro momento, perché adesso sono veramente esausta. Mentre aspetto che la pizza si cuocia, penso che mi guarderò alcuni video, anzi mi andrò a struccare. Ho questo make up stupendo fatto con la Jackie Aina. E niente, per il resto mi metto qua, poi mi mangio la pizza e mi metto a letto perché sono sconvolta. Domani devo andare a fare il secondo colloquio con un dentista che sarà probabilmente la mia scelta come Invisalign, e quindi ovviamente sono un po' in ansia. Va bene, vi faccio vedere la pizza dopo, adesso mi strucco. Gnammi, pizza pronta, mi piace così, molto molto croccantina, e quindi niente, adesso me la pappo e poi dopo vado a vedere se il video ha finito di caricarsi e lo metto online. E per i saluti credo che ci vedremo domani, così ve li faccio con calma. Buongiorno. Allora, ieri la pizza era buonissima, croccantina, come piace a me. Io la faccio cuocere un pochino di più di quello a cui secondo me piacerebbe alla maggior parte delle persone, perché a me piace proprio che faccia scrunch, che sia croccarella la pizza, non molla. Una mia roba. Comunque niente, sono qua semplicemente per salutarvi, per chiudere il video, perché ieri ero sfatta. Cioè alla fine l'editing del video, della postazione make-up, mi ha devastato. 1 ora e 09 di video, ci ho messo 5-6 ore per editarlo, anche di più forse. Poi esportazione, caricare, mettere tutti i link che avevo promesso nel video, di tutte le cose di Ikea che ho fatto vedere, eccetera. Cioè è voluta una giornata intera, quindi alla fine avevo la testa, sapete, stare tanto al computer ti uccide gli occhi, quindi avevo la testa che mi scoppiava. Ho mangiato la pizza e sono andata a letto. Non ho dormito prestissimo, però ragazze, già mi sembra che l'abbinamento melatonina-magnesio abbia fatto il suo, perché nelle altre sere verso le 3:30 ero ancora sveglia, ieri a 1 sono crollata, quindi ottimo. Infatti stamattina alle 8 quando ho squillato la sveglia ce l'ho fatta a tirarmi su, perché per me poi le 8 è tardissimo, io quando avevo il mio ritmo alle 6:30 mi svegliavo.
Solo che praticamente ho tirato un'ora e mezza avanti la sveglia, perché la sera non riesco ad addormentarmi presto, le altre volte magari alle 11 già riuscivo a dormire, quindi mezzanotte, l'1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 e mezzo, sono 7 ore e mezzo, perfetto. Comunque stamattina mi sono truccata, ho fatto skin care, mi sono truccata, ho fatto questo trucco ragazzi con questa palette. Io non lo so se questa palette si trovi ancora, era un'edizione di Natale, si chiama Precious Stone Rose Quartz. Questa qua, se la trovate nel sito di Makeup Revolution, Revolution Pro, che poi c'è anche quello inglese, guardate perché tanto, insomma, comprarla da uno o dall'altro è uguale, cioè è bellissima, guardate. Io in pratica ho usato tutte queste tonalità per fare il make-up, ho messo questo sulla palpebra mobile, sfumato con un po' di questo, un po' di questo, questi due nell'angolo esterno, ho usato tutti questi toni e un pizzichino di questo qua dorato luminosissimo nell'angolo interno, cioè questa palette è bellissima, performantissima, ve lo giuro, cioè se mi avessero detto... mi avessero dato il prodotto senza vedere il marchio e mi avessero detto che era una palette super prestigiosa, me la sarei bevuta. Quindi se la trovate accattatevilla, perché è veramente bella bella bella. Detto questo, io fra un po' vado dal dentista a fare il secondo appuntamento, perché era uno di quei dentisti che sto valutando per dargli la risposta finale, forse proprio quello che sceglierò. Mi sono un po' agitata, mi sono fatta la lista di domande e quindi insomma vediamo. Oggi è mercoledì, giusto? Sì, oggi dovrebbe essere mercoledì. Niente, con questa cosa che sto a casa perdo un po' il senso del tempo e comunque credo proprio che sia mercoledì. Agenda. No vabbè, ieri dovevo portare la macchina per la revisione e mi sono dimenticata, quindi adesso la porto al volo e poi vado a portare, cioè vado a fare l'appuntamento dal dentista. Niente, mi sono dimenticata di sta cosa della revisione, sono proprio tonta, vabbè. Comunque, noi ci vediamo domani. Niente, comunque io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciatemi il vostro like e venitemi a trovare negli altri social, come vi dico sempre, ci sono sia su Instagram con l'account Saidori, sia ho una pagina Facebook che si chiama L'Angolo di Saidori. Vi aspetto su tutte le piattaforme perché appunto, come dico sempre, tratto argomenti diversi, soprattutto su Facebook, metto un sacco di novità che trovo in giro, che riguardano il beauty e il make-up, che magari non vi segnalo qua, perché sono cose che magari vedo su siti, idee che mi vengono, le pubblico su Facebook, quindi se mi venite a trovare mi fa piacere. Vi mando un bacio, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!